Ciao amici, oggi vi porto al Maxima, uno dei più grossi supermercati della Lituania. Andremo a vedere quanto costano le cose, più o meno ovviamente. Faremo un giro all'interno su prodotti freschi, frutta, verdura, e andremo a vedere anche alcuni prodotti magari italiani quanto costano. Entriamo! Eccoci al Maxima, scaffali pieni. Cominciamo con i soft drinks. Vediamo la Coca-Cola al Lime Taste, 1,44€. Dopodiché abbiamo l'Orange Vanilla senza zucchero, sempre 1,44€, come la Sprite. I lituani hanno moltissimi scaffali pieni di roba zuccherata. Scaffali e scaffali. Poi da questa parte abbiamo le acque minerali prevalentemente lituane, qualcuna di importazione, prevalentemente italiana. Birre. Le birre, diciamo che la fanno dalla padrone, sono birre di tutti i tipi, provenienti da tutto il mondo, birre che si possono bere in qualsiasi momento e comprare, come vedete, ecco, birra a perdita d'occhio, alcol a perdita d'occhio. Qui ci sono bancali disseminati, vedete la Svitolis, per esempio, bottiglie di Svitolis Extra per 4,90€. 4,35€ la Svitolis normale, poi la Svitolis tradizionale, la bianca 5€, 1,29€ a birra, e si parla sempre di mezzo litro. Poi abbiamo la Tuborg che è di importazione. Ancora birre, queste sono birre artigianali, sono IPA, come vedete bellissimo è il packaging, 1€, 1,50€, 1,80€, 1,29€ a seconda di quello che vi volete bere. I prezzi sono molto aggressivi in Lituania, soprattutto sulle birre. Come vedete ce ne sono tantissime tipologie e per tutti i gusti. Il prosecco, 7,99€, il prosecco di solito viene importato dall'Italia, anche se la Busca ha aperto una bellissima fabbrica qui a Kaunas per produrre il prosecco qui direttamente in Lituania per servire Baltico e Polonia. Martini, il prosecco della Martini, come vedete 6,99€ o 7,99€, a seconda se volete quello secco o quello semi dry. Super alcolici, ovviamente, non possono che fare da padroni in un paese come questo, tutti in offerta, vedete che la selezione è ampia, abbastanza sterminata e quasi sempre tutto in offerta. La pasta. Questa è pasta lituana, una pasta che io non consiglierei neanche al mio peggiore nemico, costa veramente poco, 0,65€ per 500 grammi, ma è fatta con grano tenero, quindi da sconsigliarsi. Dopodiché abbiamo la pasta lubella, che è una pasta polacca, anche questa fatta con grano tenero, 1,29€ a pacchetto 500 grammi, non compratela assolutamente. Dopodiché come pasta italiana noi invece abbiamo la Divella. La Divella è l'unica pasta italiana di basso costo, quindi 1,29€, 500 grammi, e abbiamo però formati solo come gli spaghetti, penne e farfalle. La Molisana, sempre di medio livello, 1,28€, 1,30€, 1,40€, secondo se è in offerta. E poi ovviamente abbiamo la Barilla, sempre presente ovunque al mondo, con un prezzo più alto, 1,33, 1,40, secondo 1,75 per l'integrale. Farina, la farina in Lituania è prevalentemente 00 e di grano tenero, quindi non una farina forte, non una farina fatta per fare pane e pizza, e costa 1€, 1,50€, 1,60€ per un chilo. Frutta e frutta e verdura, come vedete la scelta è ampia, i prezzi sono modici. Tutta la frutta arriva dal sud Europa e viene importata, tranne d'estate quando c'è una piccola produzione propria. Questi sono i mandarini, sono le arance, i broccoli, l'insalata iceberg che per esempio è italiana. I prezzi sono abbastanza moderati e poi ci sono invece le patate che invece 4,35€ per 15 kg e sono patate lituane. Ovviamente ci sono i cetrioli, 1,69€ il chilo perché la produzione è locale, zucchine, gli avocado, i peperoni 2,69€ che sono abbastanza carini ma vengono dall'estero,
gli avocado, bisogna passare il basilico e poi i pomodorini, 1,75 euro, vengono dalla Lituania o dall'Italia o dalla Spagna, i pomodori verdi, i pomodori normali, poi ci sono i pomodori ovviamente locali, i pomodori importati che costano di più, l'aglio, le cipolle ovviamente, le carote, come vedete la quantità è enorme e c'è una vasta scelta, ancora patate di prima qualità. E poi qui abbiamo l'olio di oliva. L'olio di oliva è in bottiglie molto piccole, quindi 250 ml o mezzo litro. I prezzi sono alti, 14 euro, 7 euro, 6 euro per mezzo litro. Questo è un olio greco che state vedendo, ma non c'è tantissima scelta. Gli unici oli italiani che abbiamo sono l'olio basso, ho visto il Monini, ci sono anche oli tipo il Filippo Berio, che però noi in Italia non abbiamo perché è una marca riconosciuta solo ed esclusivamente per l'estero. I prezzi sono comunque alti perché si parla di 10-15 euro per mezzo litro, quindi per un olio che comunque non è di alta qualità, ecco, cioè, qui si parla di olio miscelato. Loro invece hanno tantissimo olio di semi di girasoli a 3,49-3,50 euro perché loro usano tantissimo questo olio. Ovviamente se volete oli organici o biologici i prezzi schizzano alle stelle, perché queste sono tutte confezioni molto piccole, 250 ml. Cosa invece che in Lituania è tanto presente sono tutte le salse asiatiche, quindi salse di soia e cose di questo tipo sono molto ben presenti sugli scaffali dei supermercati lituani. La Galbani invece fornisce tantissimi supermercati lituani, quindi ricotta, burrata, mozzarelle, a prezzi anche abbastanza abbordabili, però non c'è una vasta scelta. I formaggi, come vedete, sono tutti inscatolati, non esiste, tutti preprocessati, quindi non esiste un formaggio fresco in Lituania. C'è invece una grande selezione di latte. Il latte in Lituania è presente tantissimo, addirittura loro lo esportano verso paesi come l'Italia. Pane, anche qui il pane è un pane inscatolato, come dico io, o comunque insacchettato, un pane fatto durante la notte e trasformato dal congelato, non fatto direttamente e panificato direttamente nei supermercati. Poi vi è una grande maggioranza di pane in cassetta, come viene definito in Italia, o cosiddetto pancarré. Le patatine, anche qui le patatine sono tantissime, di tutti i gusti, si fa fatica a trovare le patatine solamente salate perché qui ci sono tutti i gusti tranne il normale le normali patatine salate. Il pesce surgelato è prevalentemente stoccafisso o merluzzo, non c'è tantissima scelta se non le varie marche che vi propongono. Carne. La carne è prevalentemente sottovuoto, quindi anche qui tutta affumicata perché è la loro tradizione. Ci sono un sacco di salsicce e poi abbiamo tutte queste cose prevalentemente lituane fino ad arrivare a avere anche il salmone affumicato e tutti i pesci affumicati. Ce ne sono tante di tante quantità e io consiglio tranquillamente di andarsi a comprare un po' di pesce affumicato, magari da mangiare come antipasto. Guardate quanti ce ne sono tantissimi. Molti sono molto buoni. Pesce fresco, il pesce fresco di solito arriva una volta alla settimana in ogni supermercato, non ce n'è tantissimo, come vedete c'è il salmone, ci sono i gamberi, i gamberetti, ma non di più. Tornando alla carne, la carne è prevalentemente marinata, c'è della carne macinata, come potete vedere, prevalentemente manzo, tantissimo maiale, un po' di pollo, ma attenzione, nei supermercati lituani non esiste il macellaio, quindi vi dovete comprare voi la vostra carne e poi tagliarvela. Se invece volete la carne già tagliata, ecco le confezioni già pronte, che costano un po' di più, ma sono già tutte pronte per l'uso. Quindi qui c'è il maiale, c'è il pollo e poi più avanti vedremo anche tutto il manzo. Eccolo qui, il manzo già tagliato, messo a posto, quindi ribeye steak e cose di questo tipo, gli hamburger. Ovviamente costa molto di più perché è già tutto confezionato e tagliato per bene. E poi una marea sterminata di salsicce, salsicciotti, che io non compro quasi mai perché non mi piacciono, però queste sono le cose che vanno tantissimo in Lituania. Qui c'è la pancetta affumicata, 1,69 euro un pacchetto. Ecco i salami.
grammi e i salumi sono pochi, costano abbastanza tanto e sono 80-100 grammi, non di più. Non ci sono tutte le qualità che abbiamo noi in Italia sicuramente. Caffè. Il caffè costa tantissimo in Lituania, vedete i pellini 9 euro, illi 9 euro, 250 grammi si parla sempre, la lavazza oro costa qualcosa come 5,69 euro, una roba assurda, la lavazza rossa 5,29 euro, il lavazza espresso club 5,99 euro, sono prezzi molto alti, ovviamente loro prediligono tantissimo invece il caffè turco, il caffè tedesco, tipo il Jacobs che costa 6,59 euro, che è veramente orribile dal punto di vista del sapore per quanto mi riguarda. Basta, direi che il nostro viaggio termina qui all'interno dei supermercati della Maxima. Io vi auguro una buona continuazione e ci vediamo. Ciao!